sembra proprio, sembra quasi che nemmeno si muova, esattamente stabile. Soprattutto se vai verso la tua, la nostra sinistra. Se vengo vicino esci dall'inquadratura, per cui te ne accorgi. Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. Come avete visto nell'intro, lo strumento che andrò a recensire oggi è davvero davvero interessante. Si tratta di uno slider motorizzato in fibra di carbonio. Quindi andiamo a vedere come e quando utilizzare uno slider molto brevemente e a che cosa serve. Tra l'altro non serve solo per i videomaker ma anche per i fotografi, perché questo slider ha delle funzionalità utilissime ed è leggerissimo da portare in giro. Ora, voi vedete la dimensione così ampia, in realtà fra scatolone e valigetta abbiamo un po' di margine, perché lo slider effettivamente poi è di 80 cm. Il modello che recensiamo oggi è il VS di Neewer, VS80CC, che appunto è la misura da 80 cm. Andiamo a vedere qual è il contenuto della confezione, vi faccio vedere le immagini qui in sovraimpressione in modo che possiate vedere i componenti. Ovviamente non arriva solo lo slider, è uno slider motorizzato e non manuale, quindi avremo un telecomando per gestirlo che si collegherà tramite cavo e poi abbiamo una serie di accessori che andiamo a vedere nel dettaglio. Intanto, se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace per supportare la creazione di contenuti gratuiti come questo. Mi raccomando, commentate anche alla fine del video per farmi sapere la vostra opinione sui vari gingilli tecnologici. E vi ricordo che in descrizione, oltre al link per acquistare su Amazon questo prodotto o ufficiale, troverete anche il link per il secondo canale, il nuovo canale dove sto caricando piano piano i nuovi tutorial di Final Cut Pro X, che abbandoneranno per sempre, o almeno per un bel po', questo canale. Cominciamo. Intanto, quando possiamo utilizzare uno slider? Lo slider viene utilizzato per creare delle riprese fluide e che si muovano in diverse direzioni. Vi dico subito che questo slider supporta in orizzontale un peso fino a 5 kg, mentre in inclinazione fino a 2,5 kg, l'inclinazione di 45 gradi. Ha tutte le rondelle che servono per fare le varie misurazioni, ha anche due bolle che ci permetteranno di mettere in piano il nostro slider con la fotocamera e gli accessori che andremo ad applicare alla fotocamera, in modo che le riprese risultino correttamente stabilizzate, inquadrate e allineate. Ma non necessita per forza di un cavalletto, infatti adesso è appoggiato semplicemente sul tavolo con i piedini che possono essere regolati tramite le manovelle che troviamo direttamente nel corpo dello slider. Ovviamente sotto al blocco centrale dello slider è presente anche un attacco che consente di attaccare un cavalletto, un treppiede o un altro degli strumenti vari dei videomaker, che ci consentirà appunto di realizzare diversi accrocchi. Quindi, quando lo andiamo a utilizzare? Beh, lo andiamo a utilizzare quando dobbiamo fare video recensioni, scene di film o di spot o di cortometraggi e anche semplicemente carrellate in avanti o in obliquo oppure in orizzontale. Possiamo andare con la testa fluida che arriva all'interno della confezione a rendere più fluida ancora la nostra esperienza, perché andremo a muovere la videocamera senza doverla staccare, andremo a regolarla per andare a effettuare le riprese in modo rapido, e soprattutto possiamo comandarlo con la corrente attraverso una presa attaccata direttamente al telecomando oppure con la batteria, che può essere ricaricata attraverso il caricabatterie che arriva insieme alla confezione del kit. Quindi fondamentalmente abbiamo tutto l'occorrente per utilizzarlo. Andiamo a vedere nel dettaglio questo strumento. All'interno della confezione troveremo lo slider motorizzato, ovviamente, un telecomando, una batteria NP-F550, una di quelle classiche, un cavo dati RJ45, una carica batteria USB, una testa a sfera, 6 cavi per il rilascio dell'otturatore e una chiave esagonale e un adattatore. Per quanto riguarda il montaggio, arriva già preassemblato. L'unica cosa che dovremo fare sarà stringere una levetta sulla destra e poi andare ad attaccare le nostre attrezzature in modo saldo ai vari supporti che offre lo slider. Poi abbiamo diverse modalità di scorrimento che possono essere scelte dal telecomando. Il joystick del telecomando, l'analogico del telecomando, è simile a quello della PlayStation, quindi saremo in grado di eseguire dei click e di spostarci lungo gli assi per andare a regolare lo spostamento del nostro slider e quindi della nostra macchina fotografica.
ed è utile per riprese di tracciamento durante gli eventi sportivi o le panoramiche a 120 gradi per catturare l'intero ambiente circostante. Inoltre, grazie alla sua precisione, è particolarmente adatto per realizzare time-lapse, interviste e video artistici che richiedono movimenti di camera fluidi e delicati. In questo momento lo trovate in offerta su Amazon, ma sul sito Neewer costa anche meno, 247. Ovviamente c'è la garanzia Neewer e tutta l'assistenza di cui abbiamo bisogno. Vi ricordo che non è manuale, quindi il prezzo è giustificato dalla qualità del materiale e da tutte le funzionalità che offre lo stesso telecomandino, che ci permette di regolare punto A e punto B per far andare a scorrere in modo preciso la nostra fotocamera. Ecco, bravo Ale, spostami. Ecco, questo è il movimento che fa la nostra fotocamera al 100% della velocità. Continua pure. È abbastanza silenzioso, non si sente nulla. Nonostante si stia muovendo al massimo della velocità, le vibrazioni sono pressoché assenti. Ovviamente, anche se montiamo su del peso, andremo a stabilizzare le eventuali vibrazioni. Non esagerate. Si possono fare davvero, davvero delle belle cose con questo oggetto. In descrizione trovate il link per acquistarlo, i due link, sia di Amazon che di Neewer. Mi raccomando, iscrivetevi al secondo canale e a questo canale e lasciate un commento e mi piace. Poi, se volete, potete seguirmi anche su Instagram, eugenio.manzucco. Noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!